Non si placa, anzi tende ad assumere misure preoccupanti l'ondata di gran caldo che in questi giorni sta interessando anche la Sicilia e che secondo esperti di meteorologia potremmo senz'altro definire eccezionale. Siamo in estate, è vero, ma quando le temperature dell'ambiente esterno raggiungono livelli record o quasi e queste condizioni persistono per intere settimane, non per pochi giorni, occorre non trascurarne i possibili rischi per i soggetti più fragili e pertanto adottare adeguate misure di prevenzione. Nei territori che si affacciano sul Golfo di Castellammare, secondo le previsioni meteorologiche, non soltanto per la nuova settimana che sta per aprirsi, ma per tutta la decade che va fino al prossimo 25 luglio e senza tregua, ma anche probabilmente per tutto il resto di questo mese, le temperature potrebbero superare abbondantemente i 40 gradi. L'anticiclone Cerbero lascia infatti il posto all'anticiclone Caronte. Come riporta ADN Cronos, le temperature salgono verso livelli record che da Bologna a Firenze e Roma fino alla Sardegna infuocata potrebbero essere ulteriormente superati da lunedì, quando i 40 gradi verranno raggiunti e sorpassati in diverse città. Analoghe condizioni sono previste in Sicilia e qui su Alcamondo Blog possiamo aggiungere, in base alle previsioni del sito ilmeteo.it, che sarebbe opportuno considerare le temperature massime previste anche nell'area costiera del Golfo di Castellammare, in particolare a Castellammare del Golfo e a Balestrate, con punte di 46 gradi. Si rimane ovviamente in attesa di continui aggiornamenti, ma è già indicativo il fatto che ormai da diversi giorni sono confermate queste previsioni e che anzi sono state addirittura rese ancora più preoccupanti dalla possibile persistenza di queste condizioni atmosferiche per quasi tutto il resto di questo mese di luglio, da non trascurare il rischio di incendi. Tra oggi e domani 16 città hanno il bollino rosso, allerta di livello 3, la più alta, sulle 27 monitorate dal bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute. Bollino rosso per 48 ore a Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Palermo soltanto per domani, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Viterbo. Durante la prossima settimana, come riporta ancora ADN Cronos, nel cuore di Sardegna e Sicilia potrebbe cadere il primato italiano di 48,8 gradi. Ed è la stessa agenzia di stampa a riportare le osservazioni di Antonio Sanò, fondatore del meteo.it, secondo cui questa ulteriore ondata di caldo sarà eccezionale, rischia di frantumare alcuni record storici come ad esempio quello di Roma. La capitale nel giugno del 2022 ha registrato la cifra record di 40,7 gradi e nel 2007 la misura era di 40,5 gradi. Questi valori potrebbero essere battuti già lunedì 17 quando sono previsti nella capitale 41 gradi all'ombra, mentre martedì addirittura anche 43 gradi. Ma le temperature faranno registrare valori eccezionali per il periodo anche sul resto d'Italia. Basti pensare ai 44 gradi di Foggia, Agrigento, Oristano, ai 45 gradi di Siracusa e 39-40 gradi di Firenze, di molte città della pianura padana, tra cui Bologna, Pavia, Padova, Mantova e delle regioni adriatiche. La temperatura più alta in assoluto però si dovrebbe registrare in Sardegna con 48 gradi diurni nelle zone interne meridionali, martedì 18. Il cuore rovente dell'anticiclone africano Caronte raggiungerà proprio l'isola sarda nella giornata di domenica e l'ambirà Toscana e Lazio che inizieranno a vedere i primi 38 gradi a Firenze e Roma. Non si esclude peraltro di poter sfiorare i 50 gradi nelle aree più interne della Sicilia, ma anche secondo le previsioni finora pubblicate proprio da ilmeteo.it, proprio nei territori che si affacciano sul Golfo di Castellammare. Ovviamente si tratta di previsioni che potrebbero subire delle variazioni nei prossimi giorni e quindi si rimane in costante necessità di aggiornamento al riguardo. Per il momento, questa è la tendenza che gli esperti di meteorologia ci indicano per quanto riguarda le condizioni climatiche in questi territori, tra cui anche quello della Sicilia nord-occidentale, in particolare qui nel Golfo di Castellammare.
Grazie.